Ciuf ciuf. Questo è un treno, ragazzi, vero? Assolutamente, siamo nel nostro vagone ristorante. Ci sono dei dettagli imperdibili. I lampadari che si possono comporre all'infinito. A me la parola infinito mi fa un po' paura. Io dico sempre, non bisogna esultare, bisogna godere. Voi avete goduto. Parecchio, parecchio, parecchio. Il brutto della, l'unica cosa brutta dell'argento è che arriva con una sconfitta. Quindi all'inizio ti girano un po'. È vero. Però poi dopo diciamo guardate negli occhi e ho detto raga noi siamo vice campioni. È durata pochissimo, poi sapevo goduto. Facciamo vedere una cosa che mi fa uscire pazzo, ok? I calli. Vai, facciamo vedere i calli. Io non ne ho. Loro sì, fai vedere anche te. È quello di cui dovete andare fieri, no? Sì, è il frutto del sacrificio, diciamo, però serve soffrire per arrivare a grandi risultati. Nelle piccole cose, nelle piccole attenzioni, mettere il 100%. Sinceramente è andato molto bene, il feedback che abbiamo ricevuto da questa settimana era solo positiva. Abbiamo trasmesso la nostra passione a tutti quelli che ci hanno guardato da casa, all'entusiasmo che abbiamo generato sia qui a Casa Italia che in Italia proprio, sia nel villaggio. Fai tutto da sola, io mi fai perdere il lavoro, tutto a posto. Riuscite a schiacciare di brutto, vero? Schiaushin. Anche io riesco a schiacciare. 3 per 3.